Ciao a tutti, io come al solito nelle posizioni più assurde sono le 19, sono per le 7:30. No, 19:34. Sono le 19:34 e Raffaele si è addormentato subito dopo il bagnetto, oggi era cotto. Quindi abbiamo già mangiato, abbiamo fatto tutto. Adesso ci mettiamo. Cosa stai facendo? Per non passare davanti alla telecamera. Non va bene? Quindi, oddio mio, incominciamo noi a sparecchiare. Vi facciamo vedere quello che normalmente facciamo ogni sera, ahimè, ogni sera. Tra le altre cose, Franci, stasera mi sono dimenticata, non ho ancora raccolto i panni, devo andare anche in giardino a prendere i panni, ma qui c'è ancora sole. Ho acceso la luce per il video, però in realtà si potrebbe stare anche senza luce. Oggi abbiamo lavato la Daisy. Sta perdendo un sacco di pelo, ogni volta che la laviamo poi ci riempie la casa di pelo. Infatti adesso devo passare anche l'aspirapolvere. Franci, non perdiamo tempo, partiamo. Ciao, ciao. Una cosa che faccio, adesso non so se sarò a fuoco, che roba, però una cosa che noi facciamo sempre è. Allora, noi ci aiutiamo in cucina, ma perché io non amo usare la lavastoviglie. A me piace lavarmi i piatti, è una cosa che mi rilassa. A me piace. E Franci normalmente li asciuga. Casino. Li asciuga e poi dopo li mettiamo in ordine. Basta, niente, volevo dire. Finito di sparecchiare, posso mettermi a lavare i piatti. A me, come già vi dicevo, lavare i piatti è una di quelle cose che mi rilassano. È sempre stato così, infatti, anche se ho la lavastoviglie, la uso maggiormente nei momenti in cui ho davvero, davvero tante pentole oppure tanti piatti, insomma, oppure sono molto stanca. Quindi comunque l'ho, funziona molto bene, ma non la utilizzo sempre. Ecco, in una serata come questa dove Raffaele è già a far la nanna, mi piace ritagliarmi un momentino in tranquillità. Ma io sono tagliato perché sono altissimo rispetto a te. Guarda, ciumia! Tu non ci sei. Sì, proprio una bella No, nana. guarda. Thank you.
per l'occasione ho messo i guanti. Bravo. Perché... Sì, ma guarda la telecamera, che ridere. Quanto sono alto? Altissimo, purissimo, levissimo. E techissimo. Pianta, vai di fare e dire stupidaggini. Guarda la Daisy lì. Ciao Daisy, ciao bella. La Daisy oggi, come gli ho detto, eravamo in lavanderia. Come gli ho detto, Daisy bagnetto, non l'ho più vista. Le dove sciam- è Franci? Dove è stata? Franci è salita, è corsa in cuccia, ha capito esattamente la faccia che poi dicono che non capiscono niente. No. Mi passi anche l'appoggio pesante, allora, grazie, topo. Qual è? Quello di... Questo? Quello di fianco, bravissimissimo. Poi dopo, adesso, dimmi, caro, vi faccio vedere. Perché... Boss. Dici te, boss. Praticamente il piano di induzione. Piano di induzione, sì. Comunque, insomma, le piastre, il nostro piano di cottura. E adesso lo lavo un po' come le piastrelle dietro, con la spugna con cui lavo i piatti. Io do una passata veloce e un pochino di detersivo, quello dei piatti, viene, che è una super bomba. Ora finisco di riordinare le ultime cosine tra pentolami vari e tazzine, bicchieri, e poi posso mettermi a pulire il mio piano di cottura. Ho incominciato ad utilizzare questo metodo da non moltissimo, però così riesco ad eliminare un po' di prodotti differenti. Del resto ho il piano di lavoro della cucina che è in legno, il piano di cottura che è in vetro, quindi ovviamente per il piano di lavoro vado ad utilizzare un multiuso specifico, mentre per il piano di cottura, essendo in vetro, ho deciso, insomma, di andare ad adottare questo metodo, con cui mi trovo benissimo. Stessa cosa per le piastrelle che sono in ceramica, come vedete diventano pulitissime e in poco tempo. Quindi minimizzo i tempi e minimizzo anche i prodotti. Praticamente, cioè, ho capito che usando il detersivo dei piatti è la cosa migliore, perché comunque ha un forte potere sgrassante. Infatti vedi che come passo la spugna continua tipo a scricchiolare, come quando sgrassi. Scricchiolare, Sami? A fare un rumore... Un po' strano. A fare sì, un rumore di scricchiolamento. Di scricchiolamento. Però è proprio, vuol dire che sono belle sgrassate. Allora, questo l'abbiamo lavato. Adesso la cosa che vado a fare è quella di alzare le sedie. Ora passiamo al secondo step. E con i bambini è normale avere poi, dopo che si è cenato, il mondo in giro. In questo caso avevo solo Samuele, però ormai sono abituata a fare così tutte le sere. Cioè, finiamo di mangiare, sparecchiamo, lavo i piatti, dopodiché alzo le sedie, sbatto tutto quello che c'è da sbattere, tovaglia compresa, passo la mia aspirapolvere
e poi vedrete che mi metterò anche a lavare. In soggiorno, invece, è già passato il Roomba. Voi sapete che io invece nella zona giorno utilizzo molto bene il Roomba che mi aiuta tantissimo nelle pulizie. Allora, adesso preparo acqua calda e questo è il prodotto che io uso sempre della Nucast per il parquet con cui mi trovo benissimo. Quindi adesso faccio scendere l'acqua calda e praticamente il lavandino del bagno lo uso a catino. Quindi questo è lo straccio in microfibra che io uso per lavare qua giù, qua quindi in soggiorno, in cucina. Mi sono tolta i guanti per rimetterli ma comunque adesso Vabbè, per il finché non metti il momento prodotto, scusami, I no, guanti vabbè. puoi anche non metterli. Ma sai che io le maniche sono talmente rovinate, metto un goccino, fa una bella schiuma, ma questo è buonissimo per il pavimento, vabbè, il nostro. E in più ha anche un buon potere sgrassante. Ok, adesso con questo vado in cucina e laviamo per terra. Faccio la stessa cosa anche in soggiorno, quindi stesso prodotto della Nuncas per legno. Qui, come vi avevo già detto, è passato il Roomba, quindi comunque il pavimento è già pulito, è già pulito a livello di polvere, peli, cose varie per terra. E vado con il classico scopettone a dentini, il mio solito panno in microfibra che utilizzo qua giù e vado di olio di gomito. Qui adesso vedrete una piccola modifica all'ingresso che però non è ancora terminata, fino a quando materialmente non potrò andare, insomma, a prendere quello che mi manca. Non vi voglio dire però svelare di più. Ora passiamo alla cucina dove possiamo tirare giù nuovamente le sedie e iniziare ad allestire il nostro tavolo per la colazione. Questa è un'abitudine che abbiamo da sempre e tutte le sere noi prepariamo il tavolo con il necessario per ognuno di noi a colazione, quindi per quanto mi riguarda caffè latte, la mia tazza, lo zucchero e Franci intanto sta preparando la colazione per i bambini che alla mattina mangiano pane e Nutella, mentre per Franci scongelo un panino dal freezer e poi lui alla mattina deciderà se riempirlo con della marmellata oppure voi sapete che lui mangia il salato, quindi deciderà poi lui al mattino.
Dopodiché passo alla pulizia del lavandino. Questa è una cosa che faccio sempre, sempre, sempre per riuscire a mantenere pulito questo mio grosso lavandino in ceramica che ho in cucina, con cui sono comodissima. E in questo caso utilizzo, ormai da un po' perché è quasi finito, il prodotto della Mucchina. È davvero strepitoso, ve lo straconsiglio. Finita la pulizia del lavandino, andiamo a chiudere tutte le persiane, anche perché comunque il sole è sceso, quindi non c'è necessità di tenere tutto spalancato. Andiamo a chiudere. Franci mi aiuta in questo caso a chiudere la persiana che è più grossa del soggiorno, e qui non vedete più la tenda perché la tenda l'ho portata in camera nostra e Franci voleva che la pianta, la pilea che è lì appoggiata, prendesse un pochino più di sole, quindi nel frattempo ho deciso di spostare la tenda in camera nostra, e appena riuscirò andrò ad Ikea a comprare insomma l'altra coppia di tende da mettere lì giù. E ultimissimo step, che è la cosa in realtà che faccio io tutte le sere, in questo caso Samuele ha voluto aiutarmi, e visto che poi è stata una giornata molto ventosa, e le piante hanno assolutamente bisogno di bere, quindi io tutte le sere faccio il giro del balcone, vado ad innaffiare con la bottiglia che tengo in cucina vuota le mie piante. Allora, in questo caso la prima pianta è un bulbo che abbiamo acquistato la scorsa estate in Puglia, di cui non so assolutamente il nome e non so chi potrebbe aiutarmi. Comunque, e in questo momento poi Samuele sta bagnando la mia aloe, che questo inverno era diventata marrone, stando a sole, però non al sole diretto, e bevendo è cambiata di colore, quindi è tornata verde, e qui va a bagnarmi quest'altra pianta di cui assolutamente non ricordo il nome, però prossimamente vi farò un tour del terrazzo. E dopodiché passiamo all'altra parte, dove qui vedete la nostra super panchina che è sempre lì, è stata inverno, e Samuele va a bagnarmi anche i bossi, e questi sono dei bossi piccolini che Franci ha recuperato da uno smaltimento, erano brutti brutti brutti, adesso tenendoli bene si stanno riprendendo. Questa è la panoramica della cucina in ordine, pulita e pronta per la colazione. E quindi anche noi ci prepariamo ad andare a dormire. Quindi ci rilassiamo sul divano, vado a chiudere il portone d'ingresso, la porta d'ingresso. Io ragazze vi saluto come al solito. Vi auguro una buona serata e mi auguro che questo video vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Vi abbraccio forte. Ciao!